Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivara Dhari, Jai Gopijana Vallabha Girivarada Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yasoda Nandana Jamuna Tiravana Chari Jamuna Tiravana Chari Jamunati Ravanachari, Jamunati Ravanachari, Jamunati Ravanachari, Jamunati Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Jai Om Vishnu Pat Paramahamsa Parivraja Kacharya Stuttara Sata Sri Sri Madri Dalingo Swami Abhaichara Naravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Mirandara Chimad Bhagavatam Ki Jai Nidai Gopra Manande All Glories to the Assembled Devotees, All Glories to the Assembled Devotees, All Glories to the Assembled Devotees, Jai Shri Shri Guru Guranga Jai Srila Prabhupada Ki Jai.
It's a special Vyasasana so that the speaker doesn't fall asleep. Questo è un modello speciale di Vyasasana per cui colui che parla non si addormenta. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narasimhadev's appearance is not today. Today we have the last verse of chapter 2. Allora, oggi non si celebra l'apparizione di Sri Narasimhadev, oggi però abbiamo la parte finale del capitolo secondo, called The Elephant Gajendra's Crisis. Il titolo è La storia dell'elefante Gajendra. So this is verse 33. Quindi siamo al verso numero 33. Yakaschanesho balinon takoragat. Yakaschanesho balinon takoragat. Prachanda vegat abhidavato brisham. Prachanda vegat abhidavato brisham. Vitam prapannam paripati yad bayan. Mrityu pradhavatyaranam tam imahi. Mrityu pradhavatyaranam tam imahi. Yakaschanesho balinon takoragat. Prachanda vegada vidavato brisham. Vitam prapannam paripati yad bayan. Mrityu pradhavatyaranam tam imahi. Yakaschanesho balinon takoragat. Yakaschanesho balinon takoragat. Prachanda vegada vidavato brisham. Vitam prapanam paripati yad bayam. Mrityu pradhavadyaranam tam imahi. Next, please. Somebody can read. Yakaschanesho balinon takoragat. Prachanda vegada vidavato brisham. Vitam prapannam paripati yad bayam. Mrityu pradhavadyaranam tam imahi. Ladies? Yakaschanesho balinon takoragat. Prachanda vegada vidavato brisham. Vitam prapannam paripati yad bayan. Mrityu pradhavadyaranam tam imahi. Yakaschanesho balinon takoragat. Prachanda vegada vidavato brisham.
Vitam prapanam paripati yad bhayan. Mrityu pradhavadyaranam tamimahi. Okay, so do we do again Sanskrit and Italian? Or do we do Sanskrit, English and Italian? Okay. Ya. And then English. I read just once and then you read Italian and then everybody repeats Italian. Yeah, okay. He who, the Supreme Personality of Godhead. Colui che, Dio, la persona suprema. Colui che. Kashchana. Someone. Qualcuno. Isha. The Supreme Controller. Il Supremo Controllore. Il Supremo Controllore. Balina. Very powerful. Molto potente. Molto potente. Antaka Uragat. From the great serpent of time which brings death. Del grande serpente del tempo che porta la morte. Il grande serpente di tempo che porta la Prachanda Vegat. Whose force is fearful. Che ha una forza spaventosa. Abhidhavata. Who is chasing. Che insegue. Brisham. Endlessly. Every hour and every minute. Senza sosta. Senza sosta. Ogni ora e ogni minuto. Bitam. One who is afraid of death. Una persona che ha paura della morte. Prapannam. Who is surrendered to the Supreme Personality of Godhead. Che è sottomesso alla persona suprema. Paripati. He protects. Egli protegge. Yad bhayat. From fear of the Lord. Dalla paura del Signore. Mrityu. Death itself. La morte stessa. Pradhavati. Runs away. Fugge. Aranam. The actual shelter of everyone. Il vero rifugio di tutti. Tam. Unto him. A lui. Imahi. I surrender or take shelter. Mi sottometto o prendo rifugio. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead is certainly not known to everyone, but He is very powerful and influential. Therefore, although the serpent of eternal time, which is fearful in force, endlessly chases everyone ready to swallow him. If one who fears this serpent seeks shelter of the Lord gives him protection, for even death runs away in fear of the Lord. I therefore surrender unto him, the great and powerful supreme authority, who is the actual shelter of everyone. Dio, la persona suprema, non è certamente conosciuto da tutti, ma è molto potente e influente. Perciò,
Sebbene il serpente del tempo eterno, che è dotato di forza spaventosa, pronto a divorare, continui senza sosta il suo inseguimento, la persona che nel timore di questo serpente prende rifugio nel Signore, riceverà la sua protezione. Infatti, la morte stessa fugge per paura del Signore. Mi sottometto quindi a Lui, la grande e potente autorità suprema, che è il vero rifugio di ogni essere. It's an interesting verse. It's a musical verse. Questo verso è molto interessante, è un verso melodioso. It has a sort of a percussion beat. È come se contenesse i suoni di una percussione. Pitam prapannam pari pati ad bhayam. It's called alliteration. Si chiama alliterazione in letteratura. Anupras in Sanskrit. So this is the rhythm of time. Boom, 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 boom. Time is coming. Questo è il ritmo del tempo che incalza. Purport. Spiegazione. One who is intelligent understands that there is a great and supreme authority above everything. Una persona intelligente capisce che esiste una grande e suprema autorità che è situata al di sopra di ogni altra cosa. That great authority appears in different incarnations to save the innocent from disturbances. Questa grande autorità si manifesta nei differenti avatar per salvare gli innocenti da innumerevoli tribolazioni. As confirmed in Bhagavad Gita 4.8, Paritranaya Sadhanam Vinashaya Chadushkitam, the Lord appears in his various incarnations for two purposes, to annihilate the Dushkriti, the sinful, and to protect his devotees. Come è confermato nella Bhagavad Gita, quarto capitolo, ottavo verso, il Signore si manifesta nei diversi avatar per due scopi, annientare i Dushkriti, i peccatori, e proteggere i suoi devoti. The king of the elephants decided to surrender unto him. Il re degli elefanti decise di sottomettersi a lui. This is intelligent. E questo dimostra la sua intelligenza. One must know that great supreme personality of Godhead. One must know that great supreme personality of Godhead and surrender unto him. Dobbiamo conoscere questa grande persona suprema, Dio, e sottometterci a lui. The Lord comes personally to instruct us how to be happy, and only fools and rascals do not see by intelligence this supreme authority, the supreme person. Il Signore viene personalmente per insegnarci come essere felici. Solo gli sciocchi e mascalzoni non riconoscono con la loro intelligenza questa suprema autorità, la persona sovrana. In the Shruti mantra it is said, Bishasmad vadapavate bishodeti surya, Bishasmad agnish chandrascha mrityur davati panchama. Taittiriya Upanishad 2.8. Nello Shruti mantra è affermato: è per paura di Dio, la persona suprema, che il vento soffia, che il sole distribuisce luce e calore, e la morte insegue tutti gli esseri viventi. Dalla Taittiriya Upanishad 2.8. It is out of fear of the supreme personality of Godhead that the wind is blowing, and the sun is distributing heat and light, and that death is chasing everyone. Thus, there is a supreme controller, as confirmed in Bhagavad Gita 9.10. Esiste dunque un controllore supremo, come conferma la Bhagavad Gita, nono capitolo, decimo verso. Maya dekshana prakriti suyate sa characharam. This material manifestation is working so well because of the supreme controller. Questa manifestazione materiale funziona così bene grazie al suo supremo controllo. Any intelligent person, therefore, can understand that there is a supreme controller. Ogni persona intelligente può dunque capire che esiste un controllore supremo.
Furthermore, the Supreme Controller himself appears as Lord Krishna, as Lord Chaitanya Mahaprabhu, and as Lord Ramachandra to give us instructions and to show us by example how to surrender unto the Supreme Personality of Godhead. Inoltre, il controllore supremo appare personalmente come Sri Krishna, come Sri Chaitanya Mahaprabhu e come Sri Ramachandra per darci i suoi insegnamenti e mostrarci con l'esempio come sottometterci a Dio, la persona suprema. Yet those who are Dushkriti, the lowest of men, do not surrender. Ma i Dushkriti più bassi tra gli uomini non si sottomettono. Namam Dushkriti Namuda Prapadyante Naradama. In Bhagavad Gita, the Lord clearly says, Mrityu Sarvaharash Chaham, I am all devouring death. Nella Bhagavad Gita, il Signore afferma chiaramente, io sono la morte che tutto divora. Thus, Mrityu or death is the representative who takes everything away from the living entity who has accepted a material body. Perciò Mrityu, la morte, è il rappresentante che porta via tutto all'essere vivente che ha assunto un corpo materiale. No one can say, I do not fear death. Nessuno può dire, non ho paura della morte. This is a false proposition. Questa è una falsa affermazione. Everyone fears death. Tutti temono la morte. However, one who seeks shelter of the Supreme Personality of Godhead can be saved from death. Tuttavia, chi cerca rifugio in Dio, la persona suprema, può essere salvato dalla morte. One may argue, does the devotee not die? Qualcuno potrebbe chiedere, forse che i devoti non muoiono? The answer is that a devotee certainly must give up his body, for the body is material. In realtà, il devoto deve certamente lasciare il corpo, perché il corpo è materiale. The difference is, however, that for one who surrenders to Krishna fully, and who is protected by Krishna, the present body is his last. He will not again receive a material body to be subjected to death. Ma la differenza sta nel fatto che se una persona si sottomette completamente a Krishna, sarà da lui protetta e lascerà il corpo per l'ultima volta. Non riceverà mai più un corpo materiale soggetto alla morte. So congratulations, you all have you're all in your last material bodies. Quindi congratulazioni a tutti perché siete nel vostro ultimo corpo materiale. The next one will be spiritual. Il prossimo corpo sarà un corpo spirituale. It's already there. It's just becoming. It's how to say becoming stronger. La possibilità è già presente. Sta solo diventando più forte. We are always in danger because at any moment death can take place. Did I read Gita? This is assured in Bhagavad Gita. No. This is assured in Bhagavad Gita 4.9. Tyaktva deham punar janma naiti mam eti sorjuna. A devotee, after giving up his body, does not accept a material body, but returns home back to Godhead. La Bhagavad Gita ce lo conferma al quarto canto, nono verso. Dopo aver lasciato il corpo, il devoto non assume più un corpo materiale, ma torna a Dio nella sua dimora originale. We are always in danger because at any moment death can take place. Noi ci troviamo sempre in pericolo perché in qualsiasi momento la morte può sopraggiungere. It is not that only Gajendra, the king of the elephants, was afraid of death. Non è soltanto Gajendra, il re degli elefanti, che deve temere la morte. Everyone should fear death because everyone is caught by the crocodile of eternal time and may die at any moment. Tutti devono temerla perché tutti sono nelle fauci del coccodrillo del tempo eterno e possono morire in qualsiasi momento. The best course, therefore, is to seek shelter of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and be saved from the struggle for existence in this material world in which one repeatedly takes birth and death and dies. La via migliore, perciò, è rifugiarsi in Krishna, Dio, la persona suprema, e salvarsi dalla lotta per l'esistenza propria di questo mondo materiale, dove la nascita e la morte si avvicendano continuamente. Jai Shri Radha.
To reach this understanding is the ultimate goal of life. Raggiungere questa coscienza è il fine supremo della vita. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 8th canto, 2nd chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled The Elephant Gajendra's Crisis. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul secondo capitolo dell'ottavo canto dello Srimad Bhagavatam, intitolato La storia dell'elefante Gajendra. Om Agnati Mirandasya Agnanjana Shalakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Shigurave Namaha Vancha Kalpadarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Yasya prasadada gyopi sadhya sarvagyatam rajayatsa shi chadanya devo me bhagavan samprasidatu Naishi Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, be fully merciful unto me. Io invoco su di me la misericordia di Chaitanya Mahaprabhu, Suprema Persona Divina. By his grace a complete fool can get all knowledge. Per la sua grazia anche una persona completamente stupida può ottenere la completa conoscenza in one moment. In un singolo istante. Tam Shrimat Krishna Chaitanya Devam Vande Jagat Gurum Yasyanukambaya Shapi Mahabdim Santaretsukam. My respectful obeisances to Jagat Guru Sri Chaitanya Mahaprabhu. E io offro anche i miei rispettosi omaggi a Jagat Guru Chaitanya Mahaprabhu. By his grace even a small dog, con la sua grazia anche un cagnolino, you saw, what was the Blinka, what's the name? Yeah, you saw Blinka, very small dog, eh? Ecco, immagino che tutti conoscano Blinka, no? Che è una la cagnolina di Mangalai. Can cross a big ocean. Ecco, per la grazia di Chaitanya Mahaprabhu anche Blinka potrebbe attraversare un grande oceano. Easily and happily. In maniera molto facile e gradevole. Katanchana, another verse from Chaitanya Charitamrita. Katanchana smrite yasmin dushkitam sukaram bhavet vismrite viparitam syat shri chaitanyam namamitam. I offer my respectful obeisances to Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. Io offro i miei rispettosi omaggi al Signore Chaitanya Mahaprabhu. If one remembers Chaitanya Mahaprabhu, the most difficult thing becomes easy. Se uno si ricorda di Chaitanya Mahaprabhu, anche l'impresa più complicata diviene facile. And if one forgets Chaitanya Mahaprabhu, ma se uno dimentica Chaitanya Mahaprabhu, even the easiest thing becomes the most difficult. Anche la cosa più semplice diventa assai difficile. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Everybody drops dead. Tutti siamo destinati a morire. And only devotees laugh when they hear this. Soltanto i devoti possono sorridere all'udire parole simili. Otherwise, if you do not know about the eternal world, it's a sad news. Altrimenti sono notizie tristi per chi ignora la realtà del mondo spirituale. Just a few hundred years ago, if you were a philosopher, you were supposed to have a skull. Soltanto qualche secolo fa si supponeva che un filosofo tenesse presso di sé un teschio. Yeah, if you have a bookshelf, you had to have a human skull there. E quindi se uno aveva una biblioteca per i suoi libri, doveva tenere lì un teschietto. Yeah, because you were supposed to memento mori, remember about death. Perché si presumeva che una persona saggia si ricordasse della morte, si ripeteva in latino memento mori, ricordati che devi morire. And even modern success courses have an exercise.
Anche nei moderni corsi di training per il successo professionale c'è un esercizio. They say, imagine your own funeral. Si dice, immagina il tuo stesso funerale. And then, what would you like to hear at your own funeral? Che cosa ti piacerebbe sentire, udire pronunciato al tuo funerale? Yeah, he worked very hard and then he died. Ha lavorato come uno schiavo e poi è morto. So, in other words, this is some idea to give perspective. Queste sono alcune idee per dare una prospettiva. However, tuttavia, ever since the proto-existentialist Nietzsche, a partire da Nietzsche, che è stato un po' il precursore dell'esistenzialismo, he declared, God is dead. Nietzsche dichiarò Dio è morto. Yeah. Of course, poor Nietzsche. Actually, he lived in Italy a lot, right? Sì. Nietzsche passò in effetti lungo tempo in Italia. Poor Nietzsche, basically he knew, not only Nietzsche, most atheists, when they refute God, they refute some idea of God, which we also do not have. Ma il povero Nietzsche, come la maggioranza degli atei, rifiuta un ideale di Dio che noi non accettiamo neanche. Ravindra Sarup Prabhu says that whenever he on the street meets somebody who says, I don't believe in God. E così Ravindra Sarup Prabhu. Ravindra Sarup Swami, quando incontra qualcuno che per la strada gli risponde, io non credo in Dio. He says, can you tell me which God you don't believe in? Risponde, puoi dirmi a quale Dio esattamente tu non credi? And you know, usually they will give some Abrahamic Judeo-Christian Judeo-Islamo-Christian idea of God. Abrahamic. E naturalmente queste persone in genere tendono ad offrire un'immagine di Dio tipica delle religioni abramiche, se non dell'Islam stesso. Which is Christianity, Islam and Judaism. Quando parliamo di religioni abramiche includiamo il giudaismo, il cristianesimo e l'islam. So usually it's some you know, fault finding angry judge. In genere si tratta di un giudice ipercritico e rabbioso, collerico. Who is looking to find, aha, got you there. What did you think there? Aha, now I can punish you. Che questo giudice sembra lì pronto a dire, ecco, ti ho beccato, adesso ti ho preso, ora potrò punirti per questa infrazione. Or who wanted to make a wonderful world where everybody's going to be happy. Oppure è un Dio che vuole creare un mondo meraviglioso in cui tutti saranno felici. And then, oops, it didn't work. Eppure, ops, poi non è andata così bene. Everybody is suffering. Tutti stanno male. So, you know, like, inexpert. Un Dio un po' inesperto, diciamo così. Or sadistic God. O anche un po' sadico. So, Ravindra Sarup says, oh, you know, the same God you don't believe in, I also don't believe in. E quindi Sasvarupa dice, il Dio in cui tu non credi è anche da me rifiutato, io non ci credo neanche io in questo Dio qua. We don't believe in the same God. Noi non crediamo nel medesimo Dio. You can see even, you know, there are these people who become popular by promoting atheism, their arguments do not touch Krishna. Ci sono dei personaggi che sono diventati famosi per la loro apologia dell'ateismo, ma i loro attacchi non toccano la concezione di Krishna. They refute they basically from our point of view they use a straw man argument. Sì, dal nostro punto di vista usano un argomento tipo l'uomo di paglia. You know, there is this logical fallacy, straw man argument. C'è questa fallacia logica detta l'argomento dell'uomo di paglia. You say that your argument is like this, you make some crazy scarecrow straw man. Sì, no, understood, capito. Uno fa una specie di spaventapasseri spaventoso per definire l'argomento dell'avversario.
and then you defeat it. E alla fine distruggi l'argomento dell'avversario dopo averlo presentato in una maniera volutamente assurda. But this is not our concept of God. Ma questo non è il nostro concetto di Dio. So Krishna is infinite. Krishna è infinito. Actually, Nietzsche himself said. In effetti Nietzsche stesso disse. If I were to believe in God. Se io dovessi credere in Dio. It has to be God who is dancing and laughing. Dovrebbe essere un Dio che danza e che ride. Poor chap didn't live long enough to see, you know. Chaitanya, Gauranga, Krishna. Siamo spiacenti che non sia vissuto abbastanza lungo per poter conoscere Shri Chaitanya, Gauranga e Krishna. I don't know, maybe he's a book distributor now, I don't know. Può essere che adesso magari sia venuto a conoscenza. Yeah, he distributes books somewhere in ISKCON. Forse distribuisce libri nell'ISKCON. So ever since, this is the situation of postmodernism. Questa è la situazione della società postmoderna. We have modernism. Abbiamo una società moderna. So, you know, Italy, Florence is very much connected with the Renaissance. L'Italia e Firenze in particolare sono particolarmente connesse all'eredità del Rinascimento. So that's modernism. Modernism and Renaissance means we should be kind to each other. Questa è l'idea di modernità del Rinascimento, una gentilezza reciproca. A human matters. One human has meaning. Everybody matters. L'essere umano viene messo al centro perché la sua esistenza ha significato. We should be merciful. Pertanto dobbiamo essere compassionevoli. Should be healthy. Dobbiamo essere sani, felici. So that's modernism. Questa è la modernità. And then postmodernism. E poi abbiamo la postmodernità. God is dead. Dio è morto. Nothing matters. Nulla ha senso. Everything is useless. Tutto è inutile. I can live, I can die, doesn't matter. Che io vivo o muoia non ha importanza alcuna. That's postmodern art, most famous picture, Edward Munch, yeah. Scream. L'urlo di Munch sicuramente rappresenta, incarna questi ideali di nichilismo postmoderno. Yeah, Munch scream. So it's this is what we call Nirvishesha and Shunyavada. Questo è quello che noi chiamiamo Nirvishesha e Shunyavada. Sometimes we think that Nirvishesha e Shunyavada are some Indian Shankarites. Tantissime volte noi immaginiamo che Nirvishesha e Shunyavada siano definizioni legate alla filosofia indiana di Adi Shankaracharya. But you can see that this is the whole last 200 years of European history. Ma si può ben vedere che in realtà questi termini indicano gli ultimi 200 anni di storia europea. Of nihilism. 200 anni di nichilismo. Hopelessness. Disperazione. You know, you have decadence. Decadenza. So Carl Gustav Jung says. Quindi Carl Gustav Jung dice. He says people have thrown out God. La gente oggi ha buttato via Dio. So now they cannot avoid depression. E pertanto ora non possono evitare la depressione. You know, this is the number one most selling drug in the world, antidepressants. 60% of all pills are antidepressants sold in the world are antidepressants. Come voi saprete, gli antidepressivi sono i medicinali che più vendono al mondo. 60% dei farmaci prescritti appartiene alla categoria degli antidepressivi. Right. So why? Because we need a transcendent we need meaning. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di significato. This is the definition of torture, meaninglessness. Questa è la definizione della tortura, mancanza di significato. Yeah. If you feel pain,
But there is a purpose for it. Se voi sentite dolore, ma c'è un significato, un fine, uno scopo in questo dolore, then this is labor of love. Loving. Questa è pena d'amore. Or this is austerity. O austerità. Sometimes it's adventure. A volte è perfino avventura. Yeah, you go climb I don't know Mont Blanc, or you go down some river and it's you're hungry, cold, in danger. Voi per esempio andate a scalare il Monte Bianco, non so, andate in canoa su qualche fiume, allora sicuramente avrete fame, avrete sete, avete freddo, vi troverete in situazioni pericolose. So this is you know, it's painful. E questo, sapete, è doloroso. But then you come back and you say, oh, it was so cool, it was amazing. Ma poi voi tornate indietro e dichiarate, ma è stato bellissimo, è stata un'esperienza meravigliosa. Because you had some purpose in it. Perché in tutto ciò c'era un fine, uno scopo. But if something is meaningless, ma se qualcosa è senza senso, the smallest thing becomes a torture. Il più piccolo fastidio diviene una tortura. You know, just like sitting in a closed room becomes a torture. Anche sedersi semplicemente in una stanza chiusa risulta una tortura. That's called prison. E quella stanza si chiama prigione. Or you know, just having one drop dropping on any part of your body becomes a torture. O anche avere una qualsiasi goccia che cade giù su una qualsiasi parte del vostro corpo, anche questa è una tortura. So meaninglessness is torture. La mancanza di significato, noi possiamo quindi affermare, è una tortura. So this is postmodern world. Questo è il mondo postmoderno. Ethical relativism. Relativismo etico. There is nothing is true. Nulla è infine vero. There is no transcendent reality. Non vi è una realtà trascendentale. Everything is temporary. Tutto è temporaneo. So what's the point? Quindi il punto qual è alla fin fine? You know, just we are not satisfied. You know, eat to work, work to eat. Mangia per lavorare, lavora per mangiare. Non siamo soddisfatti. You know, going in circles doesn't satisfy the spirit. Il vivere così, andando avanti in questo circolo vizioso, non soddisfa lo spirito. We become depressed. Noi diventiamo depressi. So, you know what's number one cause of death for men aged 25 to 50 in UK? Sapete qual è la causa più comune di morte per gli uomini tra i 25 e i 50 anni nel Regno Unito? Suicide. Suicidio. More than heart disease and any other cause. È una causa di morte più comune delle patologie cardiovascolari e di qualsiasi altra causa naturale di morte. So we are not satisfied with just material cycles. Noi non siamo soddisfatti da questi cicli materiali. You know this joke how a mother, I heard it in German, so mother tells the son, Fritzchen, eat das Butterbrot, eat this bread and butter. C'è questa barzelletta che io ho ascoltato in Germania, in cui una madre ingiunge al bambino, mangia questo pane con il burro. Yes, mommy, I don't like bread and butter. E il bambino risponde, mamma, ma a me non piace il pane con il burro. No, you must eat bread and butter. No, insiste la madre, tu devi mangiare il pane imburrato. Why should I eat bread and butter? Ma il bambino si lamenta, ma perché devo mangiare il pane col burro? If you eat bread and butter, you'll grow big and strong. Se tu mangi pane col burro, diventerai grande e forte. Mommy, why should I grow big and strong? Mamma, risponde il bambino, ma perché devo diventare grande e forte? If you grow big and strong, you can work very nicely. Perché se tu diventi grande e forte, risponde la madre, lavorerai molto bene. Mommy, why should I work nicely? Mamma, risponde il bambino con un'altra domanda, ma perché io devo lavorare così bene? If you work nicely, you can at least earn your bread and butter. Perché se lavori bene, almeno ti potrai comprare da te il tuo pane e il tuo burro.
Mommy, I don't like bread and butter. Mamma, ma a me il pane con il burro non piace. Questa insoddisfazione di questo ciclo vizioso, di questo circolo vizioso. So Srila Prabhupada is coming to save us from such hopelessness. E quindi Srila Prabhupada è venuto per salvarci da questa situazione di disperazione. He's coming to say no, there is reality. È venuto a dire no, esiste una realtà. There is eternal spiritual reality. C'è una realtà spirituale eterna. And even this material world. E anche questo mondo materiale also is real. È anch'esso reale. It's not what it seems. Non è quello che appare. We are illusioned in our perception. Noi siamo illusori nella nostra propria percezione. But it exists. Ma questo mondo esiste. And there are some actions which are better than others. E ci sono alcune linee d'azione che sono migliori rispetto ad altre. Yeah, Rajas is better than Tamas. Rajas è meglio che Tamas. Passion is better than ignorance. Meglio la passione dell'ignoranza. Goodness is better than passion. Ma la bontà, la virtù è migliore della passione. And if you connect to transcendent Lord, this is the best. Ma se voi riuscite a connettervi con il mondo trascendentale, questo è il meglio. So here Srila Prabhupada quotes Bhagavad Gita. E qui Srila Prabhupada cita la Bhagavad Gita. He says this life will be lost in the prison. Dice che questa vita sarà l'ultima nella prigione. When janma karma chame divyam evam yovati tattvaha. This he doesn't quote, he quotes the second part. So when you understand the truth about my birth, Krishna says Krishna's birth and Krishna's activities. Qui dal quarto capitolo, verso 9, non cita la prima parte del verso in cui dice che questa nascita sarà l'ultima quando avrete compreso la realtà della nascita di Krishna e delle sue attività trascendentali. Yeah, then if we hear and understand Krishna's janma and karma, Krishna's appearance and activities, basta, you're free. Se voi comprendete il janma e karma, cioè la nascita e le attività di Krishna, basta, sarete liberi. And even if the person forgets. Anche se poi la persona dimentica. And goes and thinks no. Chianti is better. Va via e pensa che un bicchierino di Chianti tutto sommato sia meglio di tutto ciò. I was told this is the Chianti place, right? Io so che questa è la zona del Chianti. Anyway, all these things are methods to fill the emptiness. Anche questi sono sistemi per sentire il vuoto. Alcohol, drugs. L'alcol, sapete, le droghe. Even if somebody is intelligent, wise enough to try to develop human relationships. Anche se una persona è sufficientemente intelligente e saggia per sviluppare delle relazioni interpersonali, still that, as spirit we want even more. Tuttavia, in quanto essere spirituale, vorrebbe di più. We want relationships eternal. Si vogliono delle relazioni eterne, di carattere eterno. With the eternal friend and lover. Con l'amico e amante eterno. So, even if somebody forgets and tries to enjoy something in this world, anche se qualcuno dimentica e cerca comunque di godersi la vita in questo mondo, when the snake of time attacks, quando il serpente del tempo lo attacca, or when the crocodile grabs by the foot, o quando il coccodrillo gli morde un piede, we try to shake off. E noi cerchiamo di allontanarlo, Gajendra was trying for 1,000 years. Gajendra ha lottato per 1,000 anni.
And then after 1000 years he remembered, oh wait, this doesn't work. Dopo mille anni però si rende conto, guarda un po' che questo non funziona. I tried everything. Io le ho provate tutte. And so many other elephants were trying to help him. E così tanti elefanti avevano tentato invano di aiutarlo. So then finally he says, Krishna, you are my shelter. E alla fine Gajendra esclama, Krishna, tu sei il mio rifugio. And Krishna comes and saves him. E Krishna appare per salvarlo. So therefore just giving people this information that there is a real spiritual existence. Pertanto anche il fornire alle persone, offrire alle persone questa informazione, guardate che esiste una realtà spirituale, is the biggest welfare work. È il più grande attività caritativa che si possa fare. Even if they don't accept no. Anche se al momento queste persone non accettano. When they are being swallowed by the snake of time. Quando vengono ingoiate dal serpente del tempo. Sometimes in the last moment they will remember, oh, this guy on the street, he told me something important. Può essere che proprio all'ultimo momento si ricordino, ah, quel tizio, quella tizia là sulla strada mi aveva detto qualche cosa di importante. And so we can be, they can be saved. E pertanto possono essere salvate queste persone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. All right. I can tell you stories or I can ask for questions, comments. Posso raccontarvi qualche storia o altrimenti possiamo vedere se ci sono domande, commenti, eccetera. We're talking about death and how a devotee should be happy because it's the last body. But what if for the pleasure of Krishna, he wants us to come back for help others? You want to translate? Ah, vabbè, che traduco. Dicevamo che un devoto dovrebbe essere contento perché è il suo ultimo corpo e quindi dopo la morte tornerà nel mondo spirituale. Però se il piacere di Krishna è quello di tornare per aiutare gli altri, cosa? Srila Prabhupada says that if we have not developed our love for Krishna in this life completely, Srila Prabhupada dice che se durante questa vita noi non abbiamo sviluppato l'amore per Krishna in modo completo, then we take birth in a universe where Krishna is performing his pastimes. Allora nasciamo in un universo in cui Krishna sta ancora mettendo in atto i propri passatempi. And then we get our final training. E allora lì riceviamo la nostra formazione completa. We can also, you know, like Srila Prabhupada said that Krishna asked me, please go and write the books. Srila Prabhupada riferisce che Krishna gli ha domandato proprio, per favore vai e scrivi questi libri. So if this is Krishna's request, then it's no problem. Se questa quindi è la richiesta di Krishna, non c'è problema. Vishnachakravarti Thakur says this will not be a painful birth like ordinary human. Secondo Srila Bhaktivinoda Thakur, questo non sarà una nascita dolorosa come avviene per la maggioranza degli esseri umani. You will be engaged in transcendental service. Voi sarete occupati nel servizio trascendentale. So that's why he says that for a devotee, devotee doesn't care. Heaven, hell, it's all the same. E a questo punto addirittura al devoto non importa, paradiso, inferno, è lo stesso. Because he is absorbed in Krishna consciousness. Perché il devoto è assorbito completamente nella coscienza di Krishna. And therefore he will always be happy. E pertanto egli o ella sarà sempre felice. So transcendentally happy. Ma di una felicità trascendentale. Meaning also there can be
transcendental anxiety or suffering. E questa felicità include anche la possibilità di un'ansia trascendentale, di un'infelicità trascendentale. There are some 33 sanchari bhavas. Ci sono stati 33 sanchari bhava. They are in the recipe of rasa there are 5 ingredients. Nella ricetta del bhava ci sono 5 ingredienti. So one of them is sanchari bhavas. They are temporary ecstasies. Sono sanchari bhava sarebbero una parte di questi ingredienti e questa espressione sanscrita si traduce come estasi temporanee. So sometimes we read that Krishna leaves Vrindavan and gopis suffer like in fire. E noi talora leggiamo che quando Krishna le abbandona le gopi soffrono una sofferenza bruciante. And we think, my God, I'm not sure if I want to go there. E noi allora ci diciamo, Dio, io non è che sia tanto sicuro di voler partecipare ad un dolore del genere. It sounds terrible. Suona una situazione pesante. Maybe I should go to Vaikuntha. Può essere che sia meglio andarsene a Vaikuntha. So therefore in Brihad Bhagavatamrita, Sanat Gosvami says, Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami dice, Tatratyamya chayadukam sa sarva sukamurdasu sa narinarti chashoka kritsna nanda baropari. The misery from there, from this spiritual realm. Le sofferenze da là, dal mondo spirituale. Dances on the head of all happiness. Danza sulla testa di qualsiasi felicità. And is higher than all the bliss put together. Ed è più alto di tutta la felicità messa insieme. This is suffering there. E questa è la sofferenza di lassù. How bliss looks there, it's even hard to describe. Come la felicità lassù possa apparire è ancora più difficile da descrivere. So this is why Bhagavatam describes such things only after the 9 cantos. Ed è per questo che il Bhagavatam descrive questi stadi soltanto in conclusione del 9° canto. So they are these in Vrindavan this type of suffering is like spice. E quindi a Vrindavan questo tipo di sofferenza è un po' come una spezia. You know, like when you make a cake. È come quando voi preparando una torta. Then, if you just make it only sweet, it's boring. Se la fate completamente 100% dolce, è nausea anche stucchevole. You know, you have to put a little sour, a little bitter. Dovete mettere qualche sapore, anche un po' di amaro. Or also ice cream, you have to add some sour jam. Anche per il gelato bisogna aggiungere qualche salsa speciale, qualche marmellata, qualcosa. The most famous sweet is chocolate, it's bitter. Il dolce più famoso è il cioccolato, che originariamente è amaro. Right. So these so-called suffering in the spiritual world is just like this suffering to make it more pleasurable. Quindi questa sofferenza apparente nel mondo spirituale ha soltanto il compito di rendere più piacevole la vita là. So for a devotee, therefore, when he does everything for Krishna, everything is different kinds of bliss. Quindi per il devoto veramente abbandonato a Krishna ci sono soltanto diverse qualità di estasi. It's not a material birth if he takes for serving Krishna. Quindi in questo caso non si tratterebbe di una nascita paragonabile alla nascita materiale. Is it okay? And I want to congratulate you. We are lucky. We can take part in Gauralila now. Noi dobbiamo essere, io mi congratulo con voi perché noi dobbiamo essere riconoscenti, siamo così fortunati da prendere ora parte alla Gauralila. It's happening right now. Sta avvenendo esattamente adesso. Yeah, we can
go and give people some Krishna consciousness. Noi possiamo andare là fuori e offrire alla gente un pochino di coscienza di Krishna. So this is Gauranga era. Quindi questa è l'era di Gauranga. This is one, you know, 10,000 years of a pause in Kali Yuga. Questi sono 10,000 anni che in qualche modo rappresentano una pausa nel corso di Kali Yuga. So, this is happening right now. E questo sta accadendo esattamente ora. So all of us, just by our being serving Radha Vrajasundar. Quindi tutti noi, tutte noi, con il semplice fatto di servire Radha e Vrajasundar. When we study Srimad Bhagavatam, attraverso lo studio dello Srimad Bhagavatam, when we go for Harinam and book distribution, quando ci dedichiamo all'Harinam o alla distribuzione di libri, this is it. This is Gaura Lila. No. Questa è Gaura Lila. And you can feel this is very exciting. E voi potete percepire questa eccitante sensazione. And Gauranga is very grateful. E Gauranga è molto grato. Okay. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Thank you very much for this. What does it mean when a devotee or aspiring devotee still suffers from depression or a void? Are they lacking intelligence, or do they need to seek blessings from maybe more pure devotees? Io chiedo però che cosa si può fare quando dei devoti si sentono depressi, sentono un vuoto interiore. Ecco, che cosa succede in questi casi che avvengono? Possiamo dire che questi devoti manca l'intelligenza a livello trascendentale, che non siano abbastanza devoti, e che cosa dovrebbero fare? Cercare magari le benedizioni da devoti più avanzati? So it depends on each individual case. Io direi che dipende da ogni singolo caso, dalle circostanze di ogni caso singolo. We see that sometimes even demigods are defeated by demons. Noi vediamo che talvolta anche dei semidei sono sconfitti da demoni. So because sometimes this is the material world. Perché a volte il mondo materiale è fatto così. So at least sometimes demons have to win. Delle volte anche i demoni devono vincere. Right. So then the demigods they are depressed. E a quel punto i semidei si deprimono. So this is one possibility, one case. Questo è uno dei casi, una delle possibili situazioni. Ecco. Another one is so in that case one surrenders. One has to surrender deeper. E in questo caso ci deve essere allora un abbandono più profondo. Yeah, so meaning accept Krishna's schedule. Noi dobbiamo accept Krishna's schedule. Accettare il programma di Krishna. You know that it's not that things should happen not by my schedule, but I agree that things will happen by his schedule. And okay. No. Le cose non devono avvenire secondo le mie aspettative, ma io accetto che le cose avvengano secondo le aspettative di Krishna. So you know this deeper surrender. This is higher. This is in this world. This is the Munilokas, planets of sages. Questo abbandono è più alto. Siamo a livello Muniloka, cioè a livello dei saggi, il pianeta dei saggi. But even Munilokas are still in the material world. Ma anche in Muniloka, anche a livello dei saggi, siamo ancora comunque nell'universo materiale. But sometimes a reason can be even more prosaic. Ma delle volte la ragione può essere più terra terra. Sometimes devotees are simply unbalanced. Delle volte i devoti sono semplicemente sbilanciati. Yeah. So oftentimes our problems are not even spiritual.
Tante volte i nostri problemi non sono neanche di natura puramente spirituale. In the Gita, in the sixth chapter, Krishna says, nel sesto capitolo della Gita, Krishna dice: Yuktohara viharasya yukta cheshtava bodhasya. If you balance four areas, se voi bilanciate quattro aree, yogo bhavati dukkha, you will have no misery in this world. Yoga bhava dukkha, voi non avrete alcuna dolore in questo mondo. What are the four areas? Quali sono queste quattro aree? Eating, mangiare, sleeping, dormire, recreation, ricreazione, and work, e lavoro. These four areas. Queste sono le quattro aree. So sometimes, so like, if every day for 20 years or for 5 years we every day eat festival food. Se capite per 4 o 5 anni ogni giorno noi mangiamo il cibo della festa, you know, then the liver will not be happy. Alla fine il fegato non sarà tanto contento. You will very quickly become a senior devotee. Voi diventate rapidamente devoti anziani. Prabhu, some halva. Oh no, no, no. Alla fine l'alva non sarà molto gradita. I remember in one festival, ricordo che breakfast. Durante un festival io stavo facendo colazione. And then I had like a full handful of pills. E avevo un pugno completo di medicine. And I said, I'm sorry, these are all kinds of medicines. I told to my neighbor, Prashadam, I'm sorry, I'm taking these medicines, different medicines. E ho detto al mio vicino, mentre prendevamo Prashada, scusa, ma devo prendere queste medicine qua. And he said, no, no, Prabhu, this is okay. By this we can see you're a senior devotee. E quello disse, no, no, a me va bene, da qui si può vedere che sei un devoto anziano. BBT, we had samosa that our cooks gave a funny name to. Alla BBT noi avevamo un certo tipo di samosa a cui i cuochi avevano dato un nome abbastanza buffo. They called this samosa goodbye liver. La chiamavano samosa addio al fegato. So if I eat only like this every day. Se ogni giorno mangio a quella maniera lì, and even, you know, even plus added to this, what, you know, what kind of ghee it is, what kind of, I mean, it's grown on industrial field from industrial farms from so it's very little, you know, it's not enough nutrients. Se anche ci metto poi del ghee che magari viene da degli allevamenti industriali, quindi non ci sono sostanze alimentari sufficienti. Like my friend was joking at me in Vrindavan. A Vrindavan un mio amico mi prendeva un po' in giro. I bought a watermelon. Io avevo comprato un melone. And it was not sweet. Questa specie sì di melone non era abbastanza dolce, una specie sì di anguria, non era abbastanza dolce. So I put glucose on it. E quindi finì per doverci mettere sopra del glucosio. So my friend was joking. He said, "Before everything was together." Mio amico diceva, prima tutto era assieme. Now you have everything separate. Adesso c'è tutto separato. Glucose separate, watermelon separate, vitamin separate. Glucosio da una parte, cocomero da una parte, e poi abbiamo anche le vitamine da un'altra. So you know, therefore, so food is one reason not balanced. Una ragione per questi sbilanciamenti è certamente dovuta all'alimentazione. Then the other exercise, we don't exercise. Un'altra è che magari manca l'esercizio fisico. And you know, so all these areas are not balanced. Il fatto che tutte queste aree dell'attività umana non vengano comunque bilanciate correttamente. So therefore after some time then there's difficulty in health also. E spesso a questo punto sorgono delle difficoltà nell'intera salute. Ecco. So that's another possible cause. E questa è un'altra possibile causa, ovviamente. So you can see Krishna includes Bhagavad Gita is the spiritual treatise, but Krishna includes balance there.
Bhagavad Gita è un grande trattato spirituale, ma anche lì Krishna parla di armonia, di bilanciamento. In the Gita Krishna says you cannot be a yogi if you eat too much or too little. Perché Krishna dice non si può essere un vero yogi se si mangia troppo, come non lo si può essere se si mangia troppo poco. Or if you sleep too much or too little. Oppure se si dorme troppo o anche se si dorme troppo poco. So that's also all these areas also have to be properly balanced. Tutte queste aree, tutte queste situazioni devono essere propriamente armonizzate tra di loro. I once asked my friend. Una volta io chiesi a un mio amico. I asked, listen, we know this body is just, you know, how do we call it, the bag of ignorance, sharira avidya jal. Disse, noi lo sappiamo che questo corpo è Sharira Abhidya Jal, come si dice in un canto che noi ripetiamo spesso, cioè che è una sacca di ignoranza. And, but all these, you know, modern teachers are saying you should love yourself. Eppure tutti questi moderni guru del benessere dicono amate voi stessi. How can I love myself? I mean, it's a bag of ignorance. Noi diciamo, ma allora se parliamo di un sacco di ignoranza, come io posso amare me stesso, come io posso amare me stessa? Also, it sort of makes sense. If I hate myself, how can I be healthy? Ma questo ha anche un senso, perché se io odio me stesso o me stessa, allora come può esserci salute? And if I hate myself, I will also always criticize others too. Perché una persona, tra l'altro, che odia se stessa, non può che anche criticare gli altri. So my friend gave me a good answer. E il mio amico mi rispose in una maniera molto interessante. He said, "No, you don't love yourself as yourself." No, tu non devi amare te stesso in quanto te stesso. You love yourself as Krishna's instrument. Tu devi amare te stesso in quanto strumento di Krishna. No, like if Krishna gives you a nice instrument for service. Se Krishna ti dà un bello strumento di servizio. You take care. Tu te ne devi prendere cura. Lo pulisci, metti l'olio, insomma, tutto quello che è necessario alla manutenzione. So it's not it's not selfish, it's as yukta vairagya, using it for Krishna's service. Non è a questo punto egoismo, è yukta vairagya, cioè usare qualche cosa, far buon uso di qualcosa per il piacere di Krishna. There can be more scenarios. One other thing that's very important. Ci possono essere svariati scenari, situazioni in cui il devoto si deprime. Un'altra situazione che è molto importante is that sometimes we don't try to become Madhyam Bhaktas. We do not try to become Madhyam Bhaktas. È che noi non cerchiamo di diventare Madhya Bhakta. What's one of the crucial differences between Madhyam Bhakta and Kanishtha Bhakta? E c'è una differenza cruciale tra il Madhya Bhakta e il Kanishtha Bhakta. Madhyam Bhakta has devotee friends. Il Madhya Bhakta ha per amici dei devoti. And you know, there is a joke which is difficult to translate. E c'è uno scherzetto, un gioco di parole che è complesso da tradurre. How to get friends? Come farsi degli amici? You need one vitamin. Tu hai bisogno di una vitamina. To have friends. Per farti dei nuovi amici. This is the vitamin B1. È la vitamina B1 che vabbè in inglese però vorrebbe dire noi possiamo dire C1 C1. Yeah. You also okay. So you also you be a friend. Tu devi essere amichevole a tua volta. So it means I can tolerate somebody. So io devo essere tollerante. Forgive. Devo essere incline al perdono. The most difficult I have to say okay, they are more or less equal. Sono più o meno uguali, ecco, sono abbastanza difficili. They are more or less equal. Sì, si somigliano abbastanza. Offer some help or service. Devo anche offrire qualche servizio, un qualche aiuto. They say that to be mentally healthy you need 20 friends and colleagues. Dicono che per avere la salute mentale hai bisogno di una ventina di amici e colleghi. Right. How many do you have?
quanti ne avete? At least we need one or two or three close friends in Krishna consciousness. Bisognerebbe però almeno avere un due o tre amici che sono avanzati nella coscienza di Krishna. Not necessarily advanced, but magari non proprio avanzati. With whom we speak about Krishna. D'amici con cui si parla di Krishna. Right. So and who a friend means we can tell them anything about ourselves. Amico indica una persona a cui si può dire tutto quello che riguarda noi stessi. Our worst secrets. I nostri peggiori segreti. And they still don't run away. E non scappano via, malgrado tutto. Yeah. And vice versa. E viceversa, ovviamente. Yeah. So that's another very important part of how to say healthy healthy life. E questa è un altro aspetto importante di una sana vita di relazione. Because this is how we get spiritual nourishment, speaking about Krishna with friends. E questo è da dove noi prendiamo energia spirituale, cioè questa condivisione con degli amici. Yeah. Ok. Yes, we have. Poi traduco in italiano. We have quoted Nietzsche's famous phrase: "God is thought, God is dead." But actually, it seems to me hard to think that in this postmodern world, God is dead. Actually, religions as institutions, mainstream religions, have less and less followers, but there are more individualized quests for a meaning now in the West. Everyone is looking for yoga, Zen meditation, yes. Well-being. But on the other side of the world, God is dead. He does not seem so, because we always hear this person shouting, Allahu Akbar, Allah is great, and then they become kamikaze, they shoot at infidels as kafir, and in the Arab world, a lot of youngsters are ready to embrace Kalashnikov and bombs in order to bring about a pure form of Islam. After all, the Soviet Union, the atheist, the big atheistic empire, has been destroyed by the Mujahideen of Afghanistan. So, quello che io volevo dire è che sicuramente c'è la frase di Nietzsche, Dio è morto, in tedesco Gott ist tot, ma nelle società postmoderne, se è vero da un lato che le religioni, le grandi religioni, soprattutto quelle cristiane, hanno sempre meno seguaci, è però vero che c'è una ricerca spirituale più individualizzata anche a livello di yoga, zen, benessere. D'altra parte, nelle altre parti del mondo, come nel mondo arabo, oggi moltissimi giovani sono disponibili ad abbracciare addirittura il Kalashnikov, a usare bombe per portare avanti una forma più pura di Islam. Dio è morto, diceva Nietzsche, ma oggi noi sentiamo riecheggiare questo grido Allah Akbar, Dio è grande, che precede attentati, bombe. E d'altra parte il grande impero ateo dell'Unione Sovietica è stato distrutto anche dai Mujahideen, che in Afghanistan opposero l'invasione del loro paese infliggendo all'Armata Rossa danni irreparabili. So the fact that we have yoga booming, vegetarianism, spiritualism booming, this is post-postmodern. Ecco, noi possiamo definire post-postmoderno questo fenomeno che vede il fiorire dello yoga, il diffondersi del vegetarismo, veganismo e di una spiritualità alternativa. This is what Prabhupada has brought. He has brought, or you know, this is a very awkward term, post-postmodern, so they say metamodern. Ecco, siamo a livello invece di dire post-postmoderno, si può dire metamoderno, e sicuramente persone come Prabhupada hanno contribuito all'espandersi di questi fenomeni. So this is Gauranga era. Questa è l'era di Gauranga. And also this is why you can see Prabhupada, I mean, sometimes it's even, how to say, dangerous to start preaching with the word
God because people have such a heavy baggage with this word, they misunderstand. Talora è anche arrischiato iniziare a predicare utilizzando la parola Dio, perché questa parola reca con sé delle connotazioni alquanto negative. Yeah, or strange. They have such, you know, strange ideas about God. Ci sono anche delle idee molto strane in giro riguardo a Dio. So this is one good thing that is happening in the world and we are part of. Questo è un fenomeno positivo che comunque sta avvenendo nel mondo e del quale noi in un certo modo siamo anche parte. And if somebody, you know, tries to spread terrorism in the name of some ideology, even if it's religious. E se qualcuno nel contempo sta cercando di diffondere il terrorismo in nome di un'ideologia che può anche avere aspetti religiosi. Or violence also under some even religious ideology. E anche la violenza in nome della religione. Meaning lack of mercy. Questo indica un'assenza di compassione. So in those terms this is pre-modern. In questo siamo ancora a un livello premoderno. You know, it's the dog eat dog ideology. È un'ideologia della giungla, insomma, in cui un animale ne divora un altro, ne attacca un altro. Yeah, this is like the dark ages. Qui siamo ancora nell'età buia. However, I would not ascribe this to, let's say, Islam. Io tuttavia non ascriverei questo alla religione islamica in sé. Technically it's called Islamism. Questo si chiama islamismo. Because I have seen wonderful, merciful, gentle Muslims. Perché io personalmente ho incontrato dei musulmani che erano delle persone meravigliose, estremamente gentili. Like with Govinda Maharaj we were visiting Uzbekistan. Insieme a Govinda Maharaj. Bibi Govinda Swami. Sì, con Govinda Swami stavamo visitando l'Uzbekistan. And we were invited to the biggest mosque in the country. E fummo invitati nella moschea più importante del paese. So we were like this in dhoti, everything. Ed eravamo vestiti come adesso, cioè con un dhoti arancione e tutto. And the chief imam, he found one surah in Quran which he used to accept us. E l'imam citò una sura del Corano che invitava ad accettare le altre religioni. Era un sufi. E si poteva vedere che il più grande imam in un paese islamico era una persona di grande umiltà. Estremamente umile. So, you know, you can see he's a spiritual person. E questa è una persona spirituale. So these violent things are politically manipulated. E tutte queste cose sono politicamente manipolate. Right. And you can see this is the manifestation of Kali. E questa è una manifestazione di Kali Yuga. And Kali means what? Kali means quarrel. E Kali significa discordia. You can see what do they try to do. They try to, they are not even trying to support one side. They just try to create quarrel. They support both sides to create quarrel. E questa energia si lega a tutte e due i lati di una disputa per nutrire la discordia. Like polarization and, you la know, polarizzazione. Fighting, enmity. Una continua lotta, sfida. But you know, this is pre-modern or this dark ages of Kali. Questo è, siamo a livello premoderno oppure nell'aspetto più buio, per così dire, dell'età oscura di Kali. It's nothing new. E non vi è nulla di nuovo in ciò. We should not think that just because they have bombs that they do something new. Non si deve credere che perché qualcuno ha bombe a propria disposizione stia facendo qualche cosa di nuovo. You had here a 30-year war, 100-year war in Europe. Ci sono state delle guerre che sono durate centinaia di anni, addirittura una guerra dei 100 anni in Europa e un'altra guerra che è durata 30 anni. And more than half
of population of Germany were killed. Più di metà della popolazione tedesca morì durante la guerra dei 30 anni. It was, you know, like it was terrible. Fu una guerra terribile. Boxers uprising in China, 80 million killed. Durante la rivolta dei boxer in Cina quasi 80 milioni di persone perirono. It's nothing new. Non vi è nulla di nuovo. This is just ordinary Kali. Questi sono già gli aspetti ordinari di Kali. Kali. So in the same time we see that karma of the world is improving. Ma allo stesso tempo si può osservare che il karma di questo mondo sta migliorando. Yeah, people hear and chant the names of Krishna. La gente ascolta e canta i nomi di Krishna. Animal killing is reducing. L'uccisione e la crudeltà verso gli animali si stanno riducendo. Some ugra karma is like, you know, this oil business is very rapidly reducing. Anche questo business del petrolio, questo ugra karma sta diminuendo rapidamente. You can see that compared to like 40 years ago, karma is much of humanity is much better. Potete vedere che rispetto a 40 anni fa il karma dell'umanità è notevolmente migliorato. It's now meditation, vegetarian. I mean, from in UN they speak we should become vegan. What? In United Nations they. Adesso nelle Nazioni Unite il veganismo viene addirittura raccomandato. That you should become vegan. So there is hope. Quindi questo è tutto. There is hope. C'è una speranza. We just do our part. Noi facciamo la nostra parte. We can see when Prabhupada started it looked very hopeless. E pensate che quando Prabhupada iniziò la sua missione tutto sembrava veramente senza speranza. But you know, like I grew in Ukraine. Io sono cresciuto in Ucraina. So I lived 20 years in the Soviet Union. Quindi io sono vissuto per 20 anni nell'Unione Sovietica. So everybody knew it's a concentration camp. Tutti sapevano che era come un campo di concentramento. Everybody knew it's inhuman regime. Tutti lo consideravano un regime inumano. And everybody wanted, at least Ukraine wanted to finally get out of the empire, stop being a colony. Anche l'Ucraina alla fine voleva uscire dall'impero, smettere di essere una colonia. It looked hopeless. Ma sembrava senza speranza. It looked, oh, maybe after 100 years. Si diceva, ma magari tra 100 anni ci si riuscirà. So therefore 85, 86, 87, it's pum 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 pum. Eppure dopo pochi anni, 60, 70, sono passati poi gli 80 e poi effettivamente l'impero sovietico è crollato. The last devotee was released from prison in 89. L'ultimo devoto che era stato messo in prigione fu rilasciato nel 1989. Yeah. And then free. E poi è venuta la libertà. Yeah, of course, now again they try to revive the empire. Anche ora si sta cercando di far rivivere l'impero. They try to again have the empire, but you know, I think it's already too late. Io credo che sia troppo tardi. Yeah. So if 50 years ago Prabhupada was able to start Krishna consciousness. Se 50 anni fa Prabhupada è stato in grado di sviluppare la coscienza di Krishna. So now there is even more opportunity for that. Ora vi è un'opportunità ancora migliore per questo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Surrendering to Protector Krishna ki jai. Panchakalpa Dharmeshtha Kripa Sindhu Vyajam.